Ben ritrovati amici di Piazza Grande, la nostra consueta chiacchierata in onda su Telelibera Cassano e naturalmente su corigliano-calabro.it. Un saluto all'impeccabile professor Giulio Iudicis e all'avvocato Emanuele Monte. Allora, Grazie anche a nome dell'avvocato Emanuele Monte. Grazie anche a nome dell'avvocato Emanuele a Monte. me non ha fatto nessun complimento. Se il buongiorno si vede dal mattino sarà una chiacchierata sicuramente piacevole. Allora, spesso e volentieri vi porto su alcuni argomenti che riguardano la vita politica, non solo cittadina. Poi ci sono delle incursioni in quello che succede in tutto il territorio nazionale, e parliamo anche di politica estera. Questa volta vi volevo portare sul terreno che ci circonda, quello che calpestiamo ogni giorno, ossia Corigliano. E non parlare nello specifico di questo incarico, di questa opera dell'amministrazione, di questo attacco fatto a chi amministra. Vi volevo parlare di quello che si vede camminando per strada. Spesso abbiamo parlato di buche. Qualcuno ha criticato questo nostro parlare, poi sono successi dei fatti molto gravi e qualcun altro si è vergognato per le critiche che aveva posto. Altre volte abbiamo parlato di spazzatura, le solite occasioni mancate del nostro splendido territorio, spesso abbiamo parlato del porto e delle condizioni. Quello che abbiamo raccontato è stato anche l'inizio della raccolta differenziata, tra qualche problema, tra qualche buon risultato. Ora si vedono in alcune zone di Schiavonea diversi funghi gialli, quei contenitori del vetro, e tutto intorno spazzatura, con i poveri operatori ecologici che devono fare un doppio o triplo lavoro. Possibile che non riusciamo ad avere un po' di pace, un po' di decoro? Pali della luce senza le segnalazioni tagliate a metà, segnaletica mancante, solite buche, cani randagi che rovistano tra questa spazzatura. Perché non si riesce a trovare una soluzione definitiva per dare un pochino di dignità, anche come impatto visivo, al nostro territorio? Vuoi che Prego. rispondo? Entrambi, entrambi, la domanda ad entrambi. No, io per quanto riguarda i pali della luce, lascio perdere, perché sennò dovrei rinnovellare dolore, ma non è un dolore atroce, perché qualche giorno di questo farò sostituire il palo, perché visto e considerato che c'è rimasta la buca vicino a casa mia, farò sostituire il palo a mie spese. E poi farò una lettera al comune per dire che l'ho fatto per consentire loro di poter arrivare al 27 del mese senza andare a chiedere prestiti in banca. Il problema, secondo me, caro figlio, è questo: che noi ci sforziamo di pensare che parliamo a persone che dovrebbero avere il senso della vergogna. Sbagliamo. E allora, se noi sbagliamo, si spiega tutto. Si spiega perché, malgrado ci siano i contenitori, la maggior parte, parliamoci chiaro, Matteo, a Schiavonea ci sono tanti extracomunitari. Alcuni di questi extracomunitari hanno trovato ristoro, hanno trovato ricovero in garage senza magari neppure i servizi igienici. Si spiegano così che alcuni muri sono imbrattati di urina, e si spiega così soprattutto che nessuno ha il coraggio di dirle certe cose. Perché? Perché noi l'abbiamo detto. Chi doveva dire: guardate, vi posso assicurare che non è vero, non l'ha detto. E sono rimaste delle ombre sulle persone che dovrebbero essere le persone che dovrebbero fare rispettare le leggi.
non ci sono, basta, mi sono seccato di ripetere sempre le stesse cose, ho soltanto la speranza che qualcheduno molto più giovane di me voglia prendere a ripeterle queste cose, perché a furia di ripetere può darsi che chi si deve vergognare si vergogni. Se non si vergogna, peggio per lui, non ci possiamo fare nulla. Devo io aggiungere qualcosa? Allora, aggiungo questo. Innanzitutto aggiungo qualcosa al tuo inizio, quando parlavi di impeccabilità. Allora, io devo dirti che l'avvocato mio amico alla mia destra, giovinetto ancora, appena universitario, allora il papà gli faceva cucire addosso stoffe marzotto. Questo lo posso testimoniare perché io c'ero e qualche volta mi sono trovato anche alla cerimonia della misura. E fin qui ci siamo. Diciamo che abbiamo mezzo risposto a quella che era la mia domanda. E allora, da come dire, un fatto esteticamente bello, piacevole, gioioso, passiamo alla descrizione che tu hai fatto del terreno a noi intorno, portandoci nella fattispecie di Schiavonea. Qui io non posso aggiungere alcunché, perché l'avvocato papà ti ha spiegato che certo c'è qualcuno che dovrebbe vergognarsi dello spettacolo indegno che si presenta quotidianamente o quasi intorno a noi, attorno, dicevi tu, al cassonetto giallo, ci sono cumuli, tu hai chiamato fungo, attorno al fungo giallo ci sono cumuli di buste, di rifiuti, eccetera, e poi se ti sposti, hai detto, e c'è a destra, a sinistra o a te davanti un muro, allora lì si notano delle macchie, frasi irrepetibili, sì, e delle macchie che ti respingono, perché chiaramente si tratta macchie di sostanza organica. Bene, pipì, diversamente detta. Ora, è chiaro, se ci sono le immondizie, beh, io dico che bisognerebbe chiamare in causa chi è deputato e viene pagato per la raccolta delle immondizie. Se ci sono le immondizie, dobbiamo chiamare in causa anche eventualmente chi deve operare un certo controllo nel territorio, ma per pigrizia, per un fatto di deficienza d'organico e di turni non può farlo, eccetera. Va bene. Resta un fatto importantissimo che sta a monte rispetto a tutti gli altri, e che ci sono dei fenomeni che noi non riusciamo più purtroppo a governare. Siamo probabilmente in troppi, non abbiamo condizioni abitative, igieniche, così come i canoni prescrivono, alla fine il risultato è quello che tu hai descritto. Fermo restante che in tutto questo marasma c'è chi dovrebbe vergognarsi e non si vergogna, e siamo d'accordo. Volevo chiedervi, sostituire un gradino di legno della scaletta dello scivolo della villetta di Schiavonea. E qui entriamo nel suo campo, che c'è chi dovrebbe vergognarsi. Significa non volerlo fare perché? Sì, ma Matte, scusa, siccome ne abbiamo detto di tutti i colori, ma non che mi sono stancato, io stesso, diciamo,
il senso del pudore, dico, mi vergogno io per loro. Mi ferma tanta, come, però, fanno, come fanno a, a sì, rimanere... Però a mi, rimanere... Ferma tanta gente, mi ferma tanta gente e mi dice, d'accordo Gallo al posto di Graziano, d'accordo la fusione, d'accordo l'incarico, quello non ha il titolo e ha scavalcato mio figlio che invece è laureato. Tutte queste cose qua sono importanti, ma discutere delle cose che si possono fare in una mezza giornata, secondo me, è anche importante. Abbiamo fatto una trasmissione, abbiamo parlato della villetta di Schiavonea, ci ho fatto un articolo sul Quotidiano del Sud, il giorno dopo un filo bianco e rosso, zona sequestrata. Il filo bianco e rosso col ponente è durato 20 minuti, lo scivolo non è stato riparato. E c'è chi riceve uno stipendio per controllare lo stato di questi luoghi. Allora, se, la, e se uno cade, e se un bimbo cade, se un bimbo si fa male, e se la mamma che assiste lì, assiste e non può fare niente per evitare che il figlio si faccia male, questi dolori che purtroppo ci sono, chi li paga? Noi non possiamo, non possiamo ogni volta far finta di nulla, non possiamo ogni volta fermarci soltanto a, a gridarle queste cose. Dovremmo avere anche il coraggio di sostituirci a loro per fare alcune cose. Per esempio, bisognerebbe che tante persone come me, che invece di avere la mia età hanno qualche anno in meno, prendessero dei secchi di pitture e andassero a pulirli, perché sarebbe interessante l'incontro fra me, giovinotto, che sta cancellando la scritta dove si dice puttana, e il vigile che viene e mi viene a fare la contravvenzione. Sarebbe interessante. No, sì, perché il quadrato compagno è un bene importantissimo e lei lo sta rovinando. Ecco, bravo. Allora, il problema è questo. Se non c'è questa volontà dal basso, è inutile parlare. Mo. I tempi... Scusate, una, no, sotto un altro, no, aspetto, scusate un attimo. Mi devi consentire che ti devo fare questo appunto. La villetta, lasciamola stare. Le scritte, lasciamolo pure stare. Perché sono... in un periodo dove ci vuole qualcheduno al di sopra di questa gente che ci governa, perché hanno detto all'assessore Apicella, esci, non fare più l'assessore, stai lì e fai altre cose. L'assessore Apicella, che stava bene dove stava, secondo me, non può farle più certe cose. Se li fa, esula dal suo mandato. E non mi interessa manco di questo. Oggi preme il fatto che noi dobbiamo sapere come è possibile che il generale che ha perduto il posto alla Regione Calabria e che è stato sostituito da Gianluca Gallo, dall'avvocato Gianluca Gallo, ancora, non sono passate... L'ho detto pure l'altra volta, non erano passate nemmeno 12 ore e già è stato spostato in un altro posto, è stato mandato già ad occupare un altro posto. Ci saranno, altre spese per l'erario. Perché? Perché tu non fare troppo rumore, perché il rumore è già abbastanza forte, quello che abbiamo fatto noi. Che dovevamo fare questa cosa tanto tempo fa, che era tutto pronto per farla e che abbiamo aspettato fino ad oggi. Sono le cose brutte, inspiegabili, della politica in generale, ma di questa specie di politica che è rimasta in questa landa deserta che è la Calabria. Allora, adesso noi abbiamo parlato di questi argomenti, speriamo che ci possa essere qualche intervento, speriamo che qualcuno magari si vergogni, e io come al solito ho anche visto che appartenete, diciamo, per questa amministrazione a due cordate diverse, perché il professore Giulio Iudicissa è un grande... La difende a spada tratta. È un grande, diciamo, sponsor istituzionalizzato di Giuseppe Geraci, mentre l'avvocato Monte tifa un pochettino di più
per simpatia, perché se lo ricorda da quando era piccolo, per Benito Apicella, il consigliere. Ora, io però volevo parlare, visto che questo, in questo nostro appuntamento, diciamo, come dice qualcuno, a 365 gradi, volevo parlare anche di quello che è successo, perché abbiamo visto le immagini in televisione e le abbiamo viste più volte, ossia del giornalista che è andato ad intervistare Spada. Ed è finita tutti, come sapete, con, con quella brutta immagine, perché trasmettere quell'immagine, d'accordo, fare audience, però è una cosa davvero, è stata brutta vederla. Comunque. È brutto vedere il sangue, Matteo. Quando si vede il sangue alla televisione, quando la televisione ci sofferma, è sangue vero, si sofferma a guardare il sangue che esce dalla ferita, vuol dire che si sono toccati certi... Si sono toccati certi gradini che più bassi non è possibile ipotizzare. Spesso mi piace toccare alcuni argomenti cercando di usare l'ironia. Quel giornalista sicuramente non meritava quel trattamento, ma per qualcuno un po' se l'è cercata, conoscendo il soggetto che è andato ad intervistare, la sistematicità nel riproporre le domande per lunghi minuti, in un contesto molto particolare, e quindi un po' l'opinione pubblica si è un po' divisa, anche se tutti quanti naturalmente condanniamo quel gesto. Professore, lei ha seguito la vicenda, si è fatto un'idea? Io ho seguito la vicenda, ho ascoltato tanti commenti, ho letto tante pagine già dei quotidiani più importanti e meno importanti, ho anche discusso con alcuni amici e conoscenti del fatto. Allora, come dicevi tu, l'opinione pubblica, chiamiamola così, si è divisa. C'è chi dice queste cose non si fanno, c'è chi dice però quel giornalista, come tanti giornalisti, se l'è cercata. Ora, noi non possiamo scendere su questo terreno e dire sì, se l'è cercata in parte. Probabilmente se l'è cercata, però il fatto che quel giornalista abbia un po' forzato la mano non giustifica la reazione che c'è stata. Ma noi non possiamo fermarci qui. Io ti faccio due osservazioni. La prima, e mi dispiace fartela, però noi siamo vincolati qui ad un giuramento di lealtà e di verità. Noi abbiamo detto che qui dobbiamo dire, almeno qui nel nostro salottino, dobbiamo dire la verità, o almeno quella verità della quale noi siamo venuti a conoscenza. Io ti devo dire che ho sentito più gente rispondermi così: quel giornalista se l'è cercata. E questo mi punge, mi fa male, però nel contempo mi fa riflettere sul concetto storico del giornalismo. Nel passato, senza andare in America o in ambiente, come dire, anglosassone a 365 gradi, come dici tu, nel giornalismo storico, anche in Italia anche, abbiamo avuto nomi di grande rilievo. Però di questi incidenti non se ne sono verificati. Evidentemente perché il giornalista seguiva una strada, come dire, forte di un metodo che oggi in parte io stento a ritrovare. Per cui, per carità, condanna a 365 gradi del fatto accaduto, però che il giornalista debba usare ad un certo punto una certa cautela, questo è fuori di dubbio, perché poi ricevere cazzotti e bastonate e, come dire, rompersi, gli è andata bene il setto nasale o l'osso del collo, probabilmente se ne poteva anche
anche fare a meno. Ad un esperto di psicologia criminale. Adesso Spada è più potente. Ma sono le solite domande che si facevano pure tanti anni fa, quando qui impazzava la lotta alla criminalità. Oggi invece, come tutti sappiamo, criminalità, almeno a leggere i giornali che sono in giro, quelli quotidiani, ma soprattutto calabresi, non ce n'è. Il problema è un altro, è che noi confondiamo il giornalista con il cronista. Chi va a fare la cronaca spiccia è per pubblicare quello che lui ha pensato di fare, cioè la cronaca. È chiaro che deve inseguire la persona che lui ha cercato per tanto tempo, la deve inseguire fin sotto il portone, possibilmente anche nel portone. Deve essere sempre più aggressivo, anche se verbalmente. E poi va incontro a certe cose. I giornalisti questo non lo fanno, il giornalismo è un'altra cosa. Ora, a me sinceramente è dispiaciuto del cronista, però è dispiaciuto soprattutto che si sono fatte vedere più volte, con insistenza, alla televisione delle scene che fanno, diciamo, un po' rabbrividire ancora poco. Il problema a questo punto qual è? È che chissà, la gente pensa, chissà che è successo prima e chissà cosa potrebbe succedere ancora. E tutti noi, se non abbiamo il coraggio di dirle certe verità nelle quali crediamo, abbiamo la nostra parte di colpa. Io volevo a questo punto concludere il nostro appuntamento svelando un piccolo retroscena accaduto nei giorni scorsi, perché quando abbiamo parlato delle strutture sportive, il professor Giulio Iudicista diceva: chissà se magari il Corigliano va a giocare in un posto piuttosto che in un altro, il centro che ospita la squadra ci guadagna. Abbiamo saputo che hanno fatto carte false a Castrovillari e la prossima gara interna in casa casalinga il Corigliano la giocherà a Castrovillari. Bene, resta confermato il fatto che ci sono comuni sfortunati, maledetti, e ci sono comuni invece che sono nati già col crisma della fortuna. Castrovillari è un comune fortunato. Vabbè. Almeno sotto questo aspetto. No, sotto vari aspetti. Ha un tribunale tra i più grandi d'Italia. È una città fortunata. Adesso ha anche, come dire, la possibilità di ospitare la squadra del Corigliano. Per cui... Hanno pure il carnevale, professor. Carnevale, da tanti anni. Il carnevale, quella è una cosa seria. Cioè, non è come il tribunale. Il carnevale che c'è, il carnevale è un'altra cosa. Il carnevale è un'altra cosa. Per cui io che cosa dico? Bar, ristoranti, alberghi di Castrovillari, bed and breakfast, eccetera, di Castrovillari e dintorni. Attrezzatevi, perché ospiterete fra qualche ora la squadra ce ne sarà per tutti. Ennesimo retroscena, quasi un messaggio in codice, il professore Giulio Iudicis è in primis tifoso del Marina di Schiavonia del presidente Nicola Geli. Questo lo possiamo svelare. Io sono tifoso di questa squadra, non fosse altro anche per il rapporto sincero che mi lega a te, anche se sono in attesa, nell'attesa spasmodica di ascoltare l'inno della squadra della Marina di Schiavonese. Perfetto. Non l'hai dato tu questo? A me era stato dato, è stato dato mandato da alcuni amici di procedere alla stesura dell'inno dello Schiavonese. Cresce l'attesa per ascoltarlo, quindi. Della poesia, non della musica. No, della musica. Le parole. Della musica no, delle parole. Io ho, come dire, ho svolto il compito che mi era stato assegnato. Non so che fine abbia fatto quello. Neanche a dirlo, con quest'inno, naturalmente, il Marina di Schiavonia è attualmente in testa alla classifica. Non è che sta avanzando. Era inevitabile. Non è che sta avanzando.
No, no, no. Intese economiche, no. No, no. No, solo vorrei sapere che fine ha fatto quell'inno da me. Va bene. Allora, grazie a tutti quanti voi, grazie all'Avvocato Monte, grazie al professor Giulio Iudicissa, grazie a voi, amici di piazzagrandetv.com, di Telelibera Cassano. Un saluto a tutti, arrivederci alla prossima, sempre qui in Piazza Grande.